Allora, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla 26ª edizione, il 26º episodio, a secondo per gli amanti della TV o delle saghe tipo la Star Trek, la Star Wars, del marciapiede dell'arte, che abbiamo appena mandato la sigla, sulle note del grande marchigiano Gioacchino Rossini, Guglielmo Tell. Oggi abbiamo anche un ospite marchigiana, Eleonora Villa, come curatrice ospite per la puntata dedicata e con Marco Pace, che è appunto un Ciao a artista tutti. di Lanciano, in Abruzzo, ma che vive da oramai da tantissimi anni a Firenze. È uno, scusate un attimo, c'è Gianni Pettina che chiama, che vuole fare una domanda ancora prima che iniziamo la trasmissione. Ciao Gianni, come stai? Pronto? Che causa la linea, vabbè, perché dovete sapere che richiama. Pronto Gianni? Allora devi andare su YouTube e su YouTube devi scrivere Giacinto di Pietrantonio, io Danilo Facebook, Sciorilli, su il mio Facebook, profilo, e lì non su troverai, YouTube, Giacin, no, non su su YouTube, YouTube, su. su Facebook, scusa. Sì. Ma digli al professore che siamo in diretta, così E siamo in capisci. diretta, adesso lo stiamo condividendo adesso, e tra un... Ecco, adesso siamo in diretta, quindi adesso se scrivi in cerca Giacinto di Pietrantonio, vedrai, ci vedrai, insomma, e puoi seguire, e Fantastico. puoi seguire la diretta, insomma, così. Ecco, allora l'avete trovato bene. Allora, adesso abbasso perché sennò... Allora, stavamo presentando appunto il Marco, quindi abbiamo addirittura Gianni Pettina che ci segue, uno dei grandi artisti, architetti, design, teorici Ciao maestro. dell'architettura italiana e internazionale. E quindi, e niente, appunto, dicevamo che Marco Pace è un pittore, è anche un disegnatore di fumetto, scrive anche storie e collabora con diverse gallerie, tra cui la Galleria Bonelli di Milano. Ecco, poi invece abbiamo, appunto, come dicevo prima, Eleonora Villa, che è appunto una giovane curatrice che ospitiamo in questa puntata. Come ogni puntata abbiamo una giovane curatrice, un giovane curatore, e di cui tra l'altro facciamo sempre più fatica a trovare dei giovani curatori. Sembra che questa professione del curatore siano quasi tutte donne, insomma. Questo ovviamente ci fa piacere. La Eleonora Villa ha lavorato con varie associazioni, istituzioni, studiando soprattutto, concentrando sulla fotografia, all'Leeds College of Art in Inghilterra, e addirittura anche appunto poi in Germania. Ha lavorato molto più all'estero che in Italia, come editor, foto editor per la rivista indipendente Mobile Photography, The Smart View. Ecco. E ora sta concludendo appunto un corso dei curatori Visual Culture nell'Accademia di Belle Arti di Brera, e di recente con altri colleghi e altre accademie hanno fondato uno spazio indipendente che si chiama Officine Brandi Marte ad Ascoli Piceno, dove appena
tenuto una mostra che si è appena conclusa. Detto questo, adesso andiamo su, ovviamente, sull'oggetto, oggi il soggetto della sul soggetto della puntata di oggi, e quindi su Marco Pace, sull'artista Marco Pace. Io qui non capisco perché mi si è ridotto lo schermo, comunque va bene. Allora Marco, benvenuto, buonasera. Ciao Giacinto, grazie per l'invito. Ecco, dici un po'. Allora, tu sei a Firenze da tanti anni, insomma, che vivi a Firenze da oltre 20 anni, no? Dal 97. Sei stato anche nell'Accademia di Firenze. E quindi qui sei nella tua casa studio, no? Giusto? No, questo è proprio, è solamente lo studio. Ecco. Perché da qualche anno io ho sempre avuto lo studio in casa. Ecco, infatti mi ricordavo. Da qualche anno... qualche anno ho preso uno studiolo a Fiesole. Ah, ecco. In un seminario vescovile, quindi sto come un fratino, come un... Cioè, praticamente tu hai fatto al contrario. Tu hai fatto al contrario, perché negli ultimi anni praticamente molte persone hanno fatto lo studio in casa per il lockdown, insomma, per Covid, che sono stati costretti, no? E tu hai fatto al contrario, negli ultimi anni hai portato lo studio fuori casa. Allora, Sì, questo è il tuo studio che ci stai facendo vedere delle sì. immagini, no? Ecco, È una dove ci sono tantissime opere, vediamo cameretta tanti quadri, minima, tante. monacale, vedi? Sì, Però io monacale, ma con tante opere, non ho esigenze di fare grandi opere, ho sempre dipinto con le piccole, ho fatto opere di piccole dimensioni, quindi per me va benissimo. Ok. Dopo si riempie subito, quindi puoi dire al gallerista: corri a prenderti i quadri, perché con lo studio pieno non posso dipingere, capito? Ok. Allora, vediamo un po'. Allora, per esempio, quello che stiamo vedendo adesso, quello è un tuo autoritratto, quello Questo sotto. sì. Ecco. E invece sopra è perché c'è una tua caratteristica, è anche quella del disegno, oltre che della pittura, diciamo, a olio acrilico. Sì. No, di solito i quadri che vedi nelle mostre sono tutti a olio e ci sono Sì, dei certo. carboncini. Acrilico, di solito faccio le bozze per i dipinti. Questo è un carboncino, vedi? Queste sono cose che avevo fatto durante la pandemia, durante il lockdown. Ecco, cosa Infatti mi sono? era Ti puoi rimasto. fermare un attimo su quel lavoro e ce lo puoi raccontare un po', insomma, perché tu nei tuoi lavori sono spesso appunto paesaggi con anche delle persone o anche degli oggetti, per esempio, no? Legati al design, insomma, in alcuni periodi. E poi c'è anche la parte del fumetto, che poi ne parliamo anche di quello. Ecco, raccontaci un Certo. po' questo quadro qui che stiamo Questo vedendo. disegno, Sì, questo disegno. allora, ti dico che durante il lockdown mi sono allontanato dalla fotografia. Prima lo sketch mio era fotografico, cioè nel senso giravo con la macchinetta fotografica, fotografavo paesaggi e dopo li ridisegnavo. E dipingevo in essi dei soggetti sempre fotografati. Invece, durante il lockdown, ho avuto il bisogno di staccarmi completamente dalla realtà. Ma anche un po' prima del lockdown, sai? Io sono stato sempre un tipo che mi sono informato molto, no, sui giornali, sulle riviste. Ho avuto tipo un rifiuto, un rigetto verso l'informazione, quindi ho detto: ma ora vado solo diciamo di fantasia, anche dopo alla fine non è neanche fantasia, perché sono sempre immagini che riguardano qualcosa di reale. Ma Vedi? per esempio, questo che vuol dire? Qualcosa sembra una spiaggia, sembra. Ecco, Ma questo è più un ghiacciaio che una spiaggia. Qui appunto. siamo su una montagna, vedi? Ci sono due
soggetti che camminano su questo ghiacciaio. Ecco, ma questi personaggi... Ma per esempio qui, no? Qui sai da cosa sono partito per fare questo disegno? Vedi questa macchiolina? Sì. E dopo sotto l'ho macchiata, ma casualmente, ha fatto un riflesso. Allora mi piaceva, sembrava tipo una cosa che cadeva dal cielo, no? E si rifletteva sul ghiaccio, sull'acqua. Cioè, nel senso, vuoi dire che... Cioè, quella macchiolina c'era, era sul foglio... Sì, era sul foglio. Era macchiata e tu da lì hai pensato di partire da lì per fare qualcosa, no? Sì, vedi? Ecco, questo è Anche queste interessante, erano... insomma, no? Anche Nel queste senso erano come... macchioline che erano già sul foglio. Cioè che... Quindi mi sono, appunto, vedi? Da qui si capisce che mi sono Sì, allontanato dalla invece di fotografia. appunto Mi faccio ispirare un po' più dal caos, buttare dalla via il materia. foglio, cioè come invece di buttare via il foglio, parti da questo macchia casuale, che magari Sì. per alcuni è un errore, insomma, è una casualità che magari impedisce di farci un lavoro. Invece tu da queste macchie casuali prendi lo spunto per fare un lavoro, come dire, è un tipo di economia circolare, quella che viene chiamata economia circolare, dove non si butta niente, no? Dove da tutto Bravo. viene, da tutto nasce tutto, tutto si trasforma, tutto si distrugge, e niente si distrugge, tutto si trasforma, insomma. Sì, anche questo è nato un po' così, vedi? Ma sono tutti bozzetti questi, eh? Ah, ecco. Ma questi sono bozzetti con cui tu da qui poi farai dei quadri a olio Sì, da oppure... qui. Per esempio, questa può essere un'architettura che dopo diventerà, questo è finito, trasparente. Ecco. Vedi Cioè, questa questo è come cielo? fosse una bolla... Sì, è come una specie di medusa, può essere un'architettura o una creatura, è ambigua come figura, no? Certo. Vedi questo cerchio? Sì. Fatto a carboncino, io qui provo se vanno bene i dipinti. È una microgalleria nel mio studio. Cioè, in che senso? Tu hai fatto questa, diciamo, questa sorta di O di Giotto sul Sì, muro e tu metti ho là messo un dentro chiodo al il quadro. centro. Sì. Quando finisco un dipinto, lo appendo qui e vedo se regge la tensione di questo cerchio. Ah, ok. Ma scusa, quindi cosa vuol dire? Che praticamente tu fai dei quadri che non sono più grandi di questo cerchio. No, vabbè, questo solo sui quadri piccoli, eh. Ecco, questo qua che vediamo sopra, per esempio, no? Ecco, guardiamo. È praticamente una specie di baccanale o anche di danza della No, morte, perché... è una danza può essere di streghe, no? So, forse un Vita e sapo. morte, perché vedi che ci sono delle Bravo. donne, insomma, diciamo, È delle sempre la stessa divinità donna che praticamente è nude, e l'età. poi È c'è anche l'età. uno scheletro, Bravo. una specie di girotondo della vita e della morte, Bravo. in Sotto un un grande albero. paesaggio appunto ameno, bucolico, pieno di vegetazione, rigoglioso. Sì, dopo che ho, diciamo, lasciato la fotografia, sono ritornata al grado zero dell'immagine. Ah. C'è l'immagine bucolica, l'immagine della natura più selvaggia, più onirica. Ok. Posso farti una Addirittura, domanda, guarda. Marco? Sì. Io leggendo di te ho trovato spesso descritto il tuo lavoro come la rappresentazione di un futuro post-apocalittico, scusami, che torna in un certo senso ad essere primordiale. Mentre diciamo che a un primo sguardo non mi ha dato la percezione di essere un futuro lontano, quanto una, un
un qualcosa di temporalmente contemporaneo, quindi quasi un qualcosa di parallelo al mondo che abbiamo già. Quindi ti volevo chiedere quanto c'è di contemporaneo in realtà nei tuoi lavori? Ma secondo me è tutto contemporaneo. Non ci sono mai immagini proiettate nel futuro. Anche quando dipingevo soggetti, per esempio con vestiti tribali nelle architetture contemporanee, no? Era fatto apposta per creare questo gap, diciamo, distopico. Però in realtà erano tutte e due nella nostra contemporaneità. Quindi era come una porta temporale che si apriva e ti faceva vedere un mondo in cui sei, no? Tu figurati, no? Proprio per questo, sai che leggevo una delle ultime interviste a Ballard, no? Uno dei grandi maestri della fantascienza, che forse era nei primi anni 90, quindi io ero ancora piccolo, che diceva, ma ora non si può più scrivere di fantascienza perché ci viviamo dentro, capito? È un po' questo. Vero, anche questo è vero, sì. Però alla fine non raccontano mai, cioè non bisogna confondere i miei dipinti come se fossero opere, capito, di denuncia ambientale, perché alla fine sono sempre riflessioni sull'uomo, molto spesso su me stesso, come tutti gli artisti, no? È una specie di racconto biografico, autobiografico. Perché spesso però i soggetti delle tue opere non sono uomini, ma animali, oggetti, che però in realtà stanno a rappresentare l'uomo, te. Sì, per esempio, guarda, allora facciamo un esempio. Vediamo quest'uomo qui. Allora, vediamo qualche quadro. Per esempio, guarda questo quadro. Questo è un uomo, è praticamente una figura di Pompei. È una di quelle statue, ormai diventate statue. Sono calchi degli uomini sorpresi dalla lava, no? In questo caso diventa un gigante, quindi è l'essenza dell'uomo stesso, no? Che rinasce in un ambiente, diciamo, che forse ha scavalcato, ha superato l'antropocene. Non lo so. Comunque io dipingo sempre cose che mi piacerebbe vedere nelle mostre. Non hai capito? Se trovassi questi quadri nelle mostre, allora non dipingerei. Però, vedi? Sono anche ispirate, che ne so, da copertine, da immagini, cartoni animati, che ne so. Dopo che l'ho dipinto, mi è venuto in mente che stavo vedendo la serie dell'Attacco dei Giganti, no? Ho detto, guarda, sembra Ah, sì, è proprio vero. che trasformano il gigante, però dopo c'è un Questa. arcobaleno, no? Quindi è tutto un calderone, diciamo, di ciò che delle cose di cui mi nutro, no? Culturalmente parlando. Aspetta, Marchi, che cos'è la cosa dell'attacco dei giganti? È un'animazione giapponese, è un anime, è un fumetto che dopo hanno fatto. L'hanno fatto in cartone animato che ha avuto molto successo. Diciamo che è un fantasy ambientato tipo nell'Ottocento, però disegnato benissimo, con una storia politica. Molto bello. Ecco, no, ti E dicevo questo anche per esempio. perché proprio per introdurre anche questo tuo aspetto del lavoro, insomma, questa tua passione, anche questa tua lavorare sul fumetto, no? E ancora il fumetto. Perché tu hai disegnato anche dei fumetti, no? Sì, ho disegnato dei fumetti, ora te li mostro anche, però non sono mai stati pubblicati per case editrici, diciamo, sempre per case editrici underground,
No, infatti questo è interessante, questo aspetto, questa tua parte del tuo lavoro e del tuo essere, di essere conosciuto, di esperire il tuo lavoro negli ambienti underground. Ma questa era comunque una cosa più legata ai tempi, all'inizio degli anni 90, sai, Giacinto. Cioè i fumetti, cioè, ho io le mie tavole, guarda, ti faccio vedere, io le mie tavole ce le ho conservate qui. E non, cioè, non mi interessa neanche pubblicarle, le ho disegnate perché io ho sempre l'esigenza di disegnare notte e giorno, giorno e notte, come se fossi pazzo completamente. È un po' allora, capito? Ce li ho, ma la pittura è quella che mi ha dato più, diciamo, motivo di lavorare, no? Proprio Sì, no, per ma io lo facevo cosa vedere perché economica. proprio perché tu appunto parlavi nel tuo lavoro di alcuni aspetti, di alcuni riferimenti, quindi te lo chiedevo per far vedere, insomma, a chi non conosce il tuo lavoro, che in realtà, insomma, cioè questa cosa non è qualcosa alla moda, ma è Guarda, qualcosa questo che tu racconto, pratichi da sempre guarda, questi riferimenti. questo è un racconto di Osvaldo Licini. Ecco, appunto. Praticamente io l'ho disegnato per l'esame di estetica all'Accademia, invece perché mi avevano fatto studiare Errante erotico eretico di Licini, dove ci sono i racconti di Bruto, e invece di ripetergli il libro, gli ho disegnato il fumetto, capito? Ah, e che cosa hanno detto quando si è andato a fare l'esame con questo fumetto? Bravissimo, bravi, sì, hanno letto il fumetto così, gliel'avevo stampato, impaginato. Poi me l'hanno pubblicato su una rivista underground di Firenze che si chiamava La Venere Biomeccanica, in un luogo che ora stanno riproponendo per fare diciamo, un centro di arte contemporanea, l'ex Peterlini. Sì. Ah, Adesso ecco, facciamo andiamo su tutti festivali quest'altro, antropai, ci vedi? su questo quadro con questo cocon, diciamo, ecco, questa sorta di nido, architettura cocon. Ma in questa architettura qua che tu, che noi stiamo vedendo, insomma, c'è qualcosa anche del mondo dell'architettura radicale, queste utopie. Ah, E tu, certo, appunto, queste diciamo che sono. lavori da tanti anni con Gianni Pettine, quindi questo mondo, insomma, fa parte, insomma, della tua esperienza da tantissimi anni, no? Sì, infatti, che, per esempio, guardando questo dipinto si può ricordare il palazzo degli Arkizum, mi sa, che avevano fatto Sì, un certo, gli palazzo. archi di New York, no? Della New York Bravo, immaginaria. bravo. Sì, ho detto un po' a fuoco, non è a fuoco. Ecco, vedi, io l'ho riambientato in una sorta di paesaggio cosmico, cioè che non ha regole, perché c'è una pelliccia che prende le forme di una capanna, un po' surreale, diciamo. Senti, qui c'è il nostro amico Francesco Lauretta, gran bravo artista, pittore, che fa dei commenti, dice delle cose. Post-esotismo alla Volodyne. Vuoi dirgli qualcosa a Francesco, A Francesco, questa sua osservazione? certo. Post-esotismo alla Volodyne. Sì, lui si riferisce al fatto che ci sono usciti dei libri, diciamo dei nuovi libri, diciamo di fantascienza, ma che dopo ormai la fantascienza è diventato più un saggio sulla natura che vera e propria fantascienza. Questo è un libro di Volodin che ha scritto, che racconta di piante che resistono alle
alle guerre, non so, a alle guerre galattiche. No, 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 a tutto ciò che l'uomo è inquinante, diciamo, tutto ciò che è inquinante, tutti i veleni nostri, no? Che ha l'inquinamento, Daniele ha commentato. Sì, sì, sì. Com'è vero che è, perché ci sono, stanno uscendo molti libri, certo, sui funghi che resistono alla bomba atomica, capito? Sì, sì, la natura che cerca il mondo. La natura che ci guarda come impietosita, capito? Quasi a dire, ah, poveri voi, capito? Noi siamo... cioè, noi che ci preoccupiamo della natura, invece in realtà la natura è di... ma poveri scemi, come una cosa sì, così. Sì, poi un'altra cosa che dice Francesco Lauretta, Terminus radioso. Ecco, questo è il nome del libro di Volodin. Ecco. Si chiama Terminus radioso. Okay. Che vuol dire proprio un termine, cioè una terminazione, come posso dire, una fine del mondo radiosa, no? Nel senso in cui tutta la natura si è riappropriata proprio degli spazi suoi. Io questo appunto è un carboncino per un quadro ad olio. Sì, ma tu io uso Senti, sempre le metafore, diciamo così, vedi, c'è il fallo, il peni, poi accosto questi bozzetti così che alla fine mi possono ispirare a un dipinto. Questo è un altro baccanale, vedi? Sì. C'è un levriero, però qui come bozzetto. Ecco, ma tu fai sempre dei bozzetti per fare poi dei quadri o ci sono dei quadri che fai anche senza bozzetti? No, io prima facevo tutti i quadri. Allora ti faccio vedere un vecchio bozzetto, guarda. Questi sono i nuovi. I vecchi bozzetti sono questi. Per esempio, una mostra, questo è il ritratto di un ragazzo che fa delle camminate stratosferiche, un filosofo. Guarda, questo è un vecchio bozzetto. Ecco, in cui io avevo fatto tre foto, una alla seduta, una al cane e una all'ambiente. Poi le avevo unite su Photoshop, montate. Vedi che c'è la rete, sì, il reticolo. Mm? Questo reticolo io lo riportavo sulla tela e lo ridisegnavo pari pari. E quindi venivano quadri molto. La tecnica del reticolato, sì, della esatto, squadrettatura, proprio come. Bravo. Nel Rinascimento, insomma. Nel, sì. Nel questo passato. È un quadro di 3 anni di fa, mettiamo. Mi hai anticipato una domanda. Io, infatti, vedendo anche il quadro che ci stai facendo, in realtà anche questo che stai inquadrando, a livello compositivo mi faceva venire anche molto in mente il fermento Photoshop dei primi anni 2000, no? Quindi quando si inserivano tutti questi nuovi elementi che a livello di magari prospettiva, cioè ti rendevi conto che erano elementi al di fuori, che però nel compenso... sì, facciamo quella sorta di collage che già di per sé era immaginario o comunque surreale. E a livello compositivo, appunto, è una delle prime cose che ho pensato vedendo non questo, ma gli altri dipinti. Io ho capito. Perché tu hai utilizzato, hai detto all'inizio, anche molto la fotografia, giusto? Io utilizzavo sempre la fotografia, soprattutto per i dipinti. Perché? Non disegnavo mai dal vero qualcosa che dopo dovevo ridipingere. La fotografavo, stampavo la foto e la riportavo in studio un po'. Cambiavo le luci perché logicamente se fossi stato un bravo fotografo stampavo la foto e la vendevo. Invece non sono bravo come fotografo, quindi devo cambiare le luci, le ombre con la pittura perché è un mezzo che io controllo di più. Vedi, queste bolle possono anche richiamare le bolle
tipo del Hands Online quando si era fatto lo studio, ti ricordi Giacinto? Oppure Kopp, Im e Brown quando avevano fatto uno studiolo fuori dalla finestra del palazzo, no? A Graz. Radicali austriaci. Senti, Radicale austriaco, esatto. ma questa serpentone qua? Ah, questo è un quadro che è molto simbolico perché praticamente queste colonne sono esattamente il porticato che è sotto casa mia. Questo è un bozzetto che avevo fatto durante la pandemia, dove portavo la mia figlioletta a passeggiare, passeggiavamo sempre sotto ai palazzi. E leggevamo Pinocchio, no? Allora alla fine mi sono immaginato sotto al palazzo che appariva proprio il serpente, quello che sbuffava la coda di fumo. Ti ricordi quella scena di Pinocchio in cui Pinocchio si ritrova davanti a questo grande serpente, che non lo lascia passare fino a quando non scoppia dalle risate? Quindi questo Capito? è un quadro ispirato da tua figlia in qualche modo. Sì, è ispirato a quei momenti. Anche questo, per esempio, questo è un dipinto che aveva fatto mia figlia durante la pandemia, così perché gli davo i colori. Io ce l'ho attaccato perché mi ispira. Che ne so, queste cose qui, cioè, i bambini hanno qualcosa che noi non abbiamo più, un'energia che non abbiamo più e quindi vanno sfruttati. Se ti No, sente, ma mi sa che hanno chiamo telefono capito, azzurro. vanno assecondati. Gli vanno date le possibilità di esprimersi, di parlare, insomma, bisogna stargli dietro perché ti insegnano molto. Invece noi crediamo, molta gente crede che sono solamente un piccolo essere umano che non ancora capisce nulla, invece capisce molto più di noi. Questo è un bozzetto che devo finire. Questa è una lampada degli Archizoom, se non sbaglio, la palmetta, non mi ricordo se è degli Archizoom o del Super Studio. Archizoom, penso. In una grotta, questo lo devo finire, vedi? È abbozzato. Questi sono il mio tavolo da lavoro. No, qui mi trovo molto bene a dipingere, a parte che non avevo mai dipinto di giorno, invece ora dipingo di giorno e riconosco che è molto più semplice. Avevo sempre dipinto di notte, per anni Perché? e anni e anni. Ma perché il Perché giorno facevo altro? di giorni La notte faccio. non sognavo. Ma non una cosa proprio pratica, perché anche quando facevo l'accademia, al professore gli dicevo che non andavo, avevo fatto tipo un patto col professore, non andavo a dipingere in classe, cioè nell'aula, ma dipingevo a casa di notte, perché mi piaceva dipingere, avevo bisogno della luce artificiale. Beh, in qualche Ora. modo i tuoi quadri hanno tutto, anche se sono dei paesaggi, hanno tutta una sorta di luce artificiale, cioè si sente questa cosa dell'artificialità. Sì, ci sono dei punti luce, dici che richiama, questo è un autoritratto, con l'occhio gonfio, Questa è ma una in realtà ritratta alla Jack LaMotta, no? la giacca, ma in realtà non mi aveva gonfiato nessuno, ero io che ero esausto di rimanere a casa tutti quei giorni, sempre fatto durante il lockdown, E quindi capito? praticamente come ti sei ritratto come appunto pestato dal lockdown in qualche modo, no? Come eravamo un po' tutti, insomma, praticamente. Vedi che avevo solamente questo colore, avevo solamente una puntina di azzurro e ho fatto questo ritratto, autoritratto, perché logicamente che disegnavo i divani. Poi mia figlia e mia moglie non le voglio dipingere perché sennò le rovinerei. Allora mi faccio l'autoritratto con una punta di azzurro, vedi, avevo solo quello.
il carboncino, infatti questo venne da lì. Questo è un altro tema interessante, per esempio, che non riguarda solo te, ma riguarda un po' tutti gli artisti, soprattutto nel primo lockdown, e non solo gli artisti, insomma, ovviamente, che in cui ci siamo ritrovati chiusi senza poter acquistare certe cose, no? Certi prodotti, e quindi ci siamo dovuti arrangiare, insomma, con quello che avevamo, no? E quindi da questo punto di vista, nella sua negatività, insomma, possiamo anche trarre degli insegnamenti, nel senso, anche questa trasmissione che facciamo è nata durante il lockdown, ma poi io ho deciso di con Danilo di proseguirla sempre, insomma, anche con gli amici di Radio Arte, di proseguirla sempre, e non di farla diventare solo una cosa che riguardava un momento di necessità del lockdown. E quindi la cosa, per esempio, che sarebbe interessante analizzare non è solo cosa hanno dipinto oppure scolpito o fotografato, insomma, cosa hanno formalizzato, insomma, gli artisti, quindi quali temi durante il lockdown, ma anche con quali materiali hanno fatto cosa, insomma, no? Sì, questo sarebbe un tema, una mostra su cui lavorare. Che ne dici, Valentina? Beh sì, è super interessante. Infatti volevo chiedere anche a Marco, in realtà dicevi prima che comunque sono cambiati proprio i soggetti che tratti, no? Su cui lavori durante il lockdown. E quando, vabbè, in parte, diciamo, questo periodo è finito, speriamo, cosa ti porti dietro? Cioè, per te è stato solamente, diciamo, una bolla, questa tipologia di lavoro, o è un metodo, un soggetto che porterai avanti? Ma sai, io ho sempre lavorato a cicli di dipinti, non ho un soggetto che porto avanti sempre da anni, capito? Dipende da... Ora sto dipingendo queste cose, però ci sta che fra un mese cambia, cioè finito questo ciclo di quadri che vedi qua dentro, quando usciranno da questo studio, chissà, la tela bianca, cosa mi farà, cioè non lo so, vediamo che impressione mi darà. Poi io abito in un posto, cioè il mio studio a Fiesole, cioè quando tu abiti in un luogo così, vedi, aspetta, ti faccio così impregnato di storia, no? Con la natura così pulita, pittoresca. Un po' ci devi fare i conti, cioè cammini e vedi i fiori, no? I glicini che ibridano i cipressi con colori mozzafiato. Quindi non puoi non di piora si vede il parcheggio. Però se vedi questa Beh, zona... è un po' come i tuoi quadri, con questa sì. luce. Però se vedi questa zona di giorno... C'è la vita americana che sale sul cipresso, diventa rosso, verde, in autunno giallo, poi ti giri e vedi la cupola. Insomma, qui c'è dipinto Böcklin, Beato Angelico. Un po' queste cose te le porti, cioè ci devi fare conti, diciamo. Da queste cose vengono anche questi dettagli. Alla fine cosa vogliamo scaturire, uno spettatore? Un'emozione, l'emozione è dentro i dettagli, perché i dettagli ti aprono quelle porticine della memoria che racchiudono le emozioni più forti, secondo me. Beh, però questa natura dettagliata che vediamo, queste foglioline, questi petali, è un po' più, ricordo un po' più... la pittura fiamminga, o certe particolari della pittura fiamminga, più che la pittura, diciamo, toscana che tu... Ma, Giacinto, secondo me richiamano più la pittura di Palizzi o di cioè, pittura con cui sono nato,
palizze e di, diciamo, i pittori abruzzesi, Michetti. Vengo da lì, i fiamminghi li ho visti 2 volte in un museo, mi piacciono tantissimo, ma non penso di riprendere da loro qualcosa, diciamo. Sono molto italiano come stile, no? Come pittura. E non mi interessa neanche guardare altro. A parte quando facevo, appunto, sì, guardo al di fuori, ma non alla fine frequento pittori italiani, mi nutro delle mie conversazioni con loro. Questo mi basta, perché non abbiamo nulla da invidiare, diciamo, dal resto del mondo, no? No, vabbè, ma non è che si parlava per una questione di invidia, si parlava di una questione, la famiglia dell'arte, anche ad altre latitudini, è tutta una grande famiglia, insomma. Uno poi Certo. prende un po' dappertutto, non è che sta solo su un punto. Infatti lì No, perché viene quando guardato. si parla di particolari subito ti viene in mente, no? La pittura fiamminga. Però se tu vai a vedere un quadro di un italiano, non è che sia di meno, capito? Questo volevo dirti. Io qui vado a Palazzo Pitti e se mi serve guardare come è risolto quel dettaglio pittoricamente, vado subito a vedere quel pittore che mi interessa e mi fa lezione, diciamo. Ecco, ma appunto tu abiti a Firenze, ma vai spesso nei musei a vedere, a fare queste cose che tu dici? Certo che vado spesso. Vado spessissimo, vado almeno una volta al mese, poi se ne ho bisogno anche di più, perché facendo una pittura, capito, così un po' che richiama il 600, l'800, boh, non lo so. Così allora lì puoi vedere quello che ti pare, perché ci sono tutti i più grandi maestri. Anche per questo forse faccio questo tipo di pittura, no? È più facile. Certo. Vabbè, vediamo ancora gli altri quadri. Ora abbiamo visti tutti. Aspetta, vediamo che giro la telecamera. Ma questo lo devo finire. Questo Ecco, sembra questo uno qua è sbuco. un lavoro che hai appena iniziato. Sì. E qua il soggetto sembra essere uno di queste architetture a bolla, insomma, comunque di questi ambienti, sembra predominante rispetto agli altri quadri che erano una parte dentro un paesaggio molto più presente. Invece qua sembra questa architettura, questa insomma struttura, questo Questa gonfiabile, come architettura vogliamo chiamarlo. contiene sempre un uomo di Pompei, eh? Questo disteso, no? Sì, esatto. Mi ha fatto molta impressione andare a Pompei. Non c'ero mai stato, ci ho passato una giornata da solo perché dovevo fare un lavoro. E devo dire che Ma mi ha quando sei impressionato andato? molto. Sono andato prima che succedesse tutto il casino. E quindi adesso, ultimamente, stai facendo un lavoro che viene fuori da questa vista, da questa memoria. Sì, Sì, anche da questa cosa, sì, certo. certo. Ma quando ne hai fatti di quadri con questa memoria? Ma questo sicuramente, e poi ne avevo in mente altri che non ce li ho abbozzati qui, Non l'hai ancora fatto, quindi però non ho ancora pensi di fatto, andare avanti e di fare tanti altri. Poi devi vedere se ne faccio ancora o rimangono solo questi due. Per esempio, questo viene da Pompei, perché lì si vedono i grandi falli, no? Queste figure apotrofaiche, Sì, così dipinte certo. sui muri. Anche questo viene da Pompei. No? Sì. No, è impressionante come risolvevano gli spazi con il colore. C'erano questi rossi che ti avvolgevano e dopo
un piccolo uccellino che beccava due ciliegie al centro di una parete enorme, dipinta sulla parete, che sembrava qualcosa veramente di fuori dal mondo, no? E l'uso che fai del colore si rifà molto anche a questo, perché utilizzi colori molto vivi, forti in un certo senso, no? Sì, ora sì, sto usando dei colori che non avevo mai usato, un po' Ah. fuori dal reale, appunto. Sicuramente non colori che con la foto hanno poco a che fare. Certo. Servono a evidenziare questa sorta di bolla che viene da un altro pianeta, forse, no? Non lo so, è un distaccamento che mi aiuta, cioè è un mezzo che mi aiuta il colore a uscire ancora di più dalla realtà. Questo sembra è una tomba indiana, no? Quando seppellivano gli indiani, mettevano su un trespolo sopra tipo una pelliccia e li lasciavano lì. È venuto da questo. Una tomba Poi indiana, io, vuol dire una tomba di pelle rossa. sì, de pelle rosso, indiani d'America. Indiani d'America, nativi americani, sì. Sì. Poi ho mandato anche delle immagini a Danilo, se le vogliamo sfogliare insieme, vi racconto un po' di mostre. Danilo, Danilo Sciorilli che ci assiste per la regia, che ringraziamo, come anche Radio Arte, che trasmette su radio con noi. Ecco, questo che cos'è? La copertina di una mia raccolta di immagini. Vedi? Lavori dal 2017. Sì, qua per Andrea, questa è una mostra idioti, inizia con questo dal 2017 dove abbiamo fatto una mostra e poi fai anche fermarsi un... Questa è una mostra curata da Francesco Lauretta nella Galleria Bonelli. Quindi una Dove collettiva. una collettiva di quattro pittori idioti. Allora, chi sono i quattro I idioti? quattro idioti sono io, Lauretta, Fulvio di Piazza e Maurizio Cannavacciuolo. Perché idioti? Idioti eravamo noi che praticamente non continuavamo a dipingere le cose nostre senza guardare al di fuori della nostra ideale di pittura. Poi Questo è un questo, tuo devo, quadro. questo è un mio disegno. Sì. Sì, È un un tuo raffitto disegno. molto breve, diciamo, però allora c'era tutta questa riflessione filosofica sulla figura dell'idiota. Che Francesco ha seguito come segue tutte le tendenze sia letterarie che pittoriche, e quindi lui è la nostra porta verso l'universo artistico di qualsiasi, in qualsiasi campo, Beh, musicale, però letterario. perché parliamo praticamente diciamo, del manifesto dell'idiota di Lars von Trier anche. Penso di sì. Lauretta. Lauretta, vedi che scrive, vedi che scrive. Io avevo fatto una Lauretta dice, lezione bella la con... camicia colorata. Chi è che ha la camicia colorata? Io ce l'ho la camicia colorata. Ah, tutta imbrattata di colore. Eh sì, perché stavo dipingendo prima di fare il collegamento, quindi dopo è bello Certo, vedere lo certo. studio, come ci vive un artista nello studio. Mica ci vengo tutto pulito nello studio. Qui appena ti appoggi da qualche parte ti sporchi, quindi ti devi mettere lo scafandro appena varchi la porta. E io avevo fatto tutto un lavoro sulle sculture di Giacometti. Questa è un'altra mostra. Questa è una mostra che ho fatto in dialogo con la mostra grande di Gianni Pettina. Sembra una galleria. Ecco, allora qui abbiamo dei quadri, infatti, con delle architetture. Questa era una foto con una scultura, questa è di, come si chiama questo scultore che fa queste,
queste grandi sculture che sono quasi che ti cadono addosso, che stanno per ammazzarti. Richard Serra. Sì, di terra. Io ci ho messo un barbone sotto perché l'avevo Ma vista scusa, qual appena. era, una fotografia o un Quello quadro? era Non un capisco. fotomontaggio. Ecco. Io non l'ho esposto, ho messo solo nel racconto della mostra. Ah, ok. Però tutto era sull'abitazione, diciamo, sull'abitazione di fortuna, sulla Ma abbiamo tana dei che c'è particolari qua? accanto. Ecco, questo è un tuo quadro, non un tuo È un disegno, disegno. in quella mostra, con queste abitazioni di fortuna, immaginarie, antropomorfe, molto belle tra l'altro. Grazie. Vedi, abitate solo da un cane. Queste erano abitate solo dai cani. Sì, anche Questo questa. Grazie. è grafite, giusto? Matita, sì. E poi avevo fatto queste sculture che erano sia architetture che maschere. E le avevo presentate, vedi, come architettura e sopra la foto era sia una maschera che la pianta dell'architettura, dell'architetturina, diciamo, che era organica, un'architettura organica come quella che può essere, insomma, tipo degli architetti degli anni 50. Il braccio architetto di Gianni anche. Sì, anche l'architettura di Gianni, certo. Però Gianni è più concettuale, questo Sì, qua è. no, certo, però per esempio io Giorgini, mettiamo Giorgini. mi riferisco Vittorio Giorgini. all'architetto. Sì, ma io mi riferivo, visto che era una mostra completa, mi riferivo a quell'architettura, di quella struttura in cui c'erano tutti i cespugli portati dal vento. La Brush Certo, Architecture che aveva fatto negli Stati Uniti nel 69, mi pare. sì. Le foto sono fatte da un mio amico, di un bravissimo fotografo di Pescara, tra l'altro, che si chiama Andrea Buccella. Questa è una lotta tra cani. Una lotta tra cani in un'architettura di Mies van der Rohe a Barcellona. Ecco, perché il cane? Il cane è la figura che mi avvicina di più all'anarchia di come si vive un luogo, cioè nel senso, il cane, vedi che era prima faceva la cacca nel museo, no? Sì. Il cane si può Questa permettere di fare architettura del la cacca Museo di Bolzano. nel museo. Allora Senti mi un piace. attimo, Marco, c'è Rebecca Agnes, volta a salutarti, a salutarci, Ciao. chiede se le maschere si potevano indossare. Erano pesanti, erano di Creta, non le avevo pensate per indossarle, solo nella foto, insomma, non ci avevo messo nulla, però ho fatto un'altra serie di lavori in cui abbastanza simile, che oltre alla maschera c'era anche un vestito sonante che potevi indossare, diventava una sorta di performance. E questo Però dov'era questa mostra qui? non l'ho mai realizzato. C'ho il progetto, però non l'ho mai realizzato. Ah, c'hai i disegni, c'è Poi, tutto. E ho questo anche i invece? vestiti Scusa, questo degli automobili bruciati, che cosa sono? di Creta. Ah sì, questo parte da una mia collaborazione con un brand di Firenze, una casa di moda, diciamo, che Ecco. loro cucivano direttamente sulle magliette. Jimmy Ross si chiamava, cucivano direttamente sulle magliette, quindi tu praticamente non avevi la maglietta stampata, ma l'avevi con il filo che si vedeva. Non mi viene proprio il termine tecnico di questa cosa Vabbè, qua. comunque questo qua non è Questa noi disegno, avevamo è fatto insieme un arazzo, tutto cucito a mano. E c'era diciamo, questo simbolo del lusso, il concetto era mio. Questo simbolo del lusso era un periodo, un momento in cui si vedevano questi video di questi cantanti con i collanoni, con le Ferraroni, no?
Ah sì, vabbè, i rap, no? I i rap. rapper, queste cose, sono molto forte questa cosa, io gli ho dato fuoco praticamente a questo concetto che non mi appartiene. È un po' una cosa politica, diciamo, sociale. Però una macchina bruciata è anche abbastanza rap, fa parte del loro immaginario, Ma non della polizia, cioè della polizia, ma non una Ferrari sua, capito? eh. Ah, perché quelle sono auto della polizia? No, quelle sono Ferrari loro. Ok. Un rapper mette fuoco a un'auto della polizia, volevo dire. Non a un'auto di lusso. Questo era qui, per esempio, qui ho fatto un'installazione, una delle mie poche installazioni, non ho mai fatto, forse. Invitato da Gino Giannuzzi in Sicilia, A o Noto, no? a Noto, sì, esatto. Noto Palazzolo. Noto. Noto. Ho trasformato quest'albero in un termitario. Si accendeva, ma un termitario un po' distopico. Qui ho conosciuto Gorgoni. Ho Ah. passato dei giorni con Gorgoni. Il fotografo. Sì, sono stati, vedi? Avevo preso questa tela, poi l'avevo dipinta di una vernice fosforescente. Di notte passeggiavi nel bosco, in questa campagna, e ti appariva questo essere, diciamo, luminoso. E Gianni Pettena, vedi? Gianni aveva contribuito a quest'opera perché Gino voleva una cosa. Un piccolo contributo di Gianni, aveva scritto la didascalia e mi ha chiesto di metterla su questo palo, vedi? Cosa c'era scritto? Ti ricordi? Vai, scorri, scorri che c'è. Scorri, se scorri c'è la didascalia. No, devi andare sopra. Ecco questa. Ah, Vedi? ok. Una città pronta per il dopo, pensate, è costruita di nuovo, di un nuovo mondo, di un altro mondo e un pensiero, un progetto più che una descrizione, una ficina, molto bello. Gianni, un bravissimo scrittore, insomma. Invece le altre installazioni che hai realizzato, cosa portavano? Beh, alcune volte, cioè io. Non le ho mai fatte l'installazione, però quando faccio una mostra di quadri, un po' le penso alle dimensioni delle opere in base allo spazio che devono occupare. Quindi è un ragionamento un po' come un artista che usa l'installazione. Capito cosa ti voglio dire? Sì. Bene, Ragiono ragazzi, sullo siamo in chiusura. spazio. Se avete da fare delle domande, Ecco. vedo che anche Federico è comparso, anche se non vediamo solo il nome. Non so se Federico Fusi voleva dire qualcosa, intervenire, visto che è qui con noi. Sì, ciao Giacinto, ciao, ciao Marco, ciao a tutti. No, io facevo una riflessione guardando questi quadri di Marco, benché fortemente mediati ovviamente dai teleschermi, no? In questo caso dai device schermi, e ci ritrovavo delle assonanze, così proprio sto parlando di pancia, come direbbero alcuni intellettuali, con un mondo che non so se l'avete citato, ma che per me è personalmente di grande riferimento per la scena artistica italiana, ed è quello del duo che tu, Giacinto, conosci benissimo, forse meglio di tutti, Tamburini Liberatore, che ci vedeva alcuni aspetti, no? Al di là della pittura colta, eccetera, però per me è anche colto, essendo stati oggetto della mia propria formazione e studio in epoca di istituto d'arte, anche quel mondo lì. E quindi mi faceva piacere, diciamo, prima di tutto esternare questo, sentire se ne avevate già trattato e quindi condividerlo, diciamo, con voi. Tamburini Liberatore. Ma io ti dico, sono cresciuto tra le copertine di Carol Toll, degli Urania di mio padre. Quindi per me Carol Toll è come Giotto, capito? Un pittore del 400, diciamo. Tamburini e Liberatore sono venuti dopo, ma io ne,
Li ho letti proprio in età in cui vanno letti, come ho letto Pazienza nell'età in cui va letto, come ho letto Moebius nell'età in cui... Quindi mi sono nutrito di tutte queste cose. Vabbè, ecco, però Tamburini... Di William Barron. Certo. Liberatore l'hai anche conosciuto. E Liberatore l'ho anche conosciuto perché da sedicenne con un mio amico siamo andati a suonargli a casa a Quadri per fargli vedere i nostri disegni. Quadri è un paese d'Abruzzo vicino a Lanciano, che è il paese di Marco dove è nato, quindi non è un quadro nel senso di un quadro, è una pittura, è un paese che si chiama Quadri, dove è nato Liberatore, dove abita. Comunque aveva abitato fino, perché lui viveva a Parigi oramai tanti anni, però torna spesso a Quadri, tipo a Natale, l'estate, insomma lui è sempre lì nel suo paesello, e quindi siete andati a suonargli. Sì, sì. Che volete, in dialetto, che volete? Era un po' rimproverato, però dopo alla fine ci ha accolto e ci ha visto i disegni per ore, insomma, sono molto accogliato. Ma lui è burbero di natura. Poi, tra l'altro, Liberatore ha una formazione da architetto. Quindi tutto torna. Tutto torna, certo. Bene. Allora, comunque siamo in chiusura. Leonora, tu volevi dire qualcosa? No, volevo ringraziare Marco, che è stato davvero esplicativo su tutto. Grazie a te. Grazie. Bene, allora se non ci sono altre domande, interventi che vogliono fare, appunto sono le 19.03, abbiamo utilizzato l'ora a disposizione, quindi ringraziamo ancora una volta l'artista Marco Pace, la curatrice Leonora Villa, Radio Arte, con cui trasmetterà in partnership, e Danilo Sciorilli che ci fa tutta la regia della trasmissione. Aspetta che c'è una domanda o un saluto di Elisa Zadi, non so chi sia. Grazie Marco, mi ha fatto molto piacere conoscere meglio il tuo percorso artistico. Invece Francesco Lauretta, che ci saluta anche lui, bravi a tutti. Vi ricordo che Francesco Lauretta ha una mostra in corso in questo momento, una personale al MAC, Museo Arte Contemporanea di Lissone, cittadina del... Una mostra antologica. ...vicino Milano. Bene, arrivederci. Grazie Giacinto. Grazie. Grazie. Ciao, buone feste a tutti. Buone feste.